La CISL Venezia ribadisce l'importanza di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, soprattutto quelli bilaterali sulla sicurezza, al fine di prevenire tragedie come quella di Firenze. La richiesta di convocare l'Osservatorio Provinciale sulla sicurezza sul lavoro è un passo fondamentale per affrontare questa problematica in modo efficace. La segreteria della CISL Venezia esprime solidarietà alle famiglie delle vittime e sottolinea che non ci si può abituare alle tragedie sul lavoro, che purtroppo continuano a verificarsi ogni giorno. È cruciale mantenere alta l'attenzione all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, coinvolgendo attivamente i lavoratori ed agendo non solo quando si verificano tragedie, ma anche con azioni preventive. La CISL ha deciso di avviare una vasta mobilitazione nazionale per mantenere viva l'attenzione su questa importante questione che influenza il destino morale ed economico del paese. È evidente che sono necessari più controlli nelle aziende e un aumento del personale ispettivo e medico del lavoro. La segreteria di CISL Venezia sottolinea la necessità di valutare le aziende in base al loro impegno per la sicurezza, proponendo l'introduzione di una sorta di patente a punti per favorire le aziende virtuose nell'assegnazione degli appalti pubblici e privati. È fondamentale anche un maggior impegno nella prevenzione e nella formazione, coinvolgendo gli studenti delle scuole secondarie, non solo professionali, per sensibilizzarli su questo importante tema. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.